Hello guys, oggi vi porto nel giorno del suo release l'unboxing di duellanti leggendari Vulcano Brucianima. Box a 36 pacchetti, 5 carte in ogni pacchetto, 4 ultra mi sembra in totale un box e anche qua 8 super. E la possibilità di trovare il Salamagna, il Link 2 Salamagna, il Wolf, Sunlight Wolf, Ghost Rare. Quindi iniziamo subito. È uno di quei box che non ti sconvolge il meta. Diciamo le cose come stanno, però che ha delle strategie carine dentro, quindi se volete ricominciare a giocare Salamagna ci sono dei supporti davvero davvero carini. Se volete rigiocare in modo competitivo Battling Boxer, probabilmente qui ci sono i supporti, cioè tra tutti i supporti che hanno fatto quelli più interessanti sono quelli Battling Boxer. E se volete giocare per la prima volta Vulcanic in modo competitivo, e qua c'è roba che vi permette di giocarlo. Adesso vabbè, non potrà competere ovviamente con deck più meta, però vi volete divertire ragazzi? Perché Yu-Gi-Oh! Non è solo andare ai tornei, cioè è anche voglio giocare a questo archetipo perché c'è la gente che sputa fuoco e mi piacciono i draghi che sputano fuoco. Quindi reprint complete di tutte le carte Salamagna. Questo qui cos'è? Pugile Indomito, ai Battling Boxer, perché io non ho giocato nel meta Battling Boxer, e Razzo Vulcanico. Questa pure non male come reprint per Edison, no? Non si sa mai, perché si giocava una piccola engine con i vari, con i Vulcanic Shell e la continua per spaccare i mostri, quindi c'erano versioni di Quick Draw anche così. E poi... vediamo un po', Pugile Indomito, quindi non è assicurata la super in ogni pacchetto, la rara sì, però le super sono, mi sembra, 8 se non sbaglio in ogni pacchetto, non sono sicuro in realtà. Sono abbastanza sicuro che le ultra siano 4. Che cosa puntiamo a trovare? Ovviamente il Link 2 Salamagna, quindi il Sunlight Wolf Ghost sarebbe un sogno. Un'altra roba che vorrei trovare è l'Xyz 4 Battling Boxer nuovo che si chiama... qui sul porto Vulcanic si chiama King Damsley, non mi ricordo il nome in italiano, non penso averlo mai letto in italiano, che si può utilizzare per esempio in Vanquish Soul, quindi magari possiamo giocare il Parallaxis e arrivare a Raizen con una qualsiasi normal di Vanquish. Inferno Vulcanico, questo altro supporto per i Vulcanic, e numero 79. Per adesso solo 2 super. Abbiamo ancora tutto da trovare, anzi sbrighiamoci un po' a aprire questi pacchetti perché sono davvero davvero tanti. Comunque sti box da 36 pacchetti, che costano poi di meno i due l'ispack rispetto agli altri box. Qui ci avrebbe... no, ok, non c'è la super, quindi la super se sta prima della rara. Questi box dico che costano anche di meno rispetto ai core box, c'hanno comunque 36 pacchetti. Te la soddisfazione aprile perché c'hai tanto, tanto da sbustare e te costa anche di meno. Quindi ragazzi, mi raccomando, se volete acquistare questo box o qualsiasi altra cosa, ragazzi, link in descrizione, utilizzate il mio referral di Fantasia, così supportate me, supportate il canale. E vi arriva la roba in 2 giorni da casa, codice sconto Game 5 e andiamo, dai, come on. Il guscio vulcanico che hanno reprintato pure in BLMR. Qui c'è letteralmente tutto Salamagna e la prima ultra, truppa vulcanica. Se questa carta è una norma specie, questa è quella che fa il segnalino nel terreno dell'avversario. C'è un altro tizio simpatico dei Vulcanic che forse puoi infilare nel deck Snake Eye. Cioè c'è il ciccione che si evoca bandendo i Pyro così a buffo, che non è per niente brutto. Frantumatore vulcanico. Qui hanno ristampato pure Stalio. Io ragazzi ancora ci spero che mettano Gazzella a 3. Secondo me è ora che lo facciano. Adesso che hanno fatto uscire poi questo duellist pack Gazzella a 3, ragazzi è strachiamata, dai. Gazzella a 3 possono farlo. Diventa un mazzo è consistente, diventa onesto. Ecco, questa è molto carina, per esempio la counter trap e Pugile Indomito, che nega... no, distrugge il mostro Xyz, se lo fai nulla attivazione, se lo fai quel mostro poi puoi applicare questo effetto. Quindi spacca e te spacchi un Xyz. No, annulla attivazione e poi ti spacchi un Xyz e poi rievochi. Non è per niente brutta sta roba qui. C'è anche un'altra counter, mi sembra, che si chiama counter, perché c'è un Xyz che ti aggiunge le carte counter, mi sembra, dei Battling Boxer. Non mi ricordo se era un Xyz o un mostro. E ci sono varie carte counter e c'era una che funzionava con i mostri fuoco con 200 meno di difesa, se non sbaglio, che dovevi rimuoverlo al cimitero, una roba del genere. Quindi
puoi esercitarti questi uomini negate. E poi ci sono delle carte Pucino Indomito veramente forti. E questo è l'imperatore vulcanico. Questo che si evoca special bandendo tre mostri pario al cimitero o una carta acceleratore fiammata. Lo possiamo evocare special una volta per turno. Quando viene evocato in questo modo, puoi infliggere 500 danni al tuo avversario per ogni mostro pyro bandito. Poi puoi posizionare una trappola vulcanico direttamente al tuo deck. Ogni volta il tuo avversario evoca special uno più mostri, infliggi 500 danni al tuo avversario. Questo è carino. È un funk da Floodgate, da semi-masquerade. Con poi il fatto che ti setappi le carte vulcanico. Una di sicuro delle carte migliori del deck vulcanico. Un boss monster più che discreto, visto che si evoca strafacilmente, perché puoi utilizzare sia i pyro che una qualsiasi carta. Carta appunto dei vulcanici. Acceleratore fiammata. Al Mirage pure questa è una reprint carina, perché se non sbaglio la reprint più economica forse era di mago. Comunque è una di quelle carte che stava lo stesso a un euro. Adesso ultimamente si sta usando poco, ma ogni volta che ritorna non si sa perché una carta così da 2 euro. Quindi buona la reprint rara. Emissione vulcanica. Quindi siamo a 4 super e 2 ultra. Sì, dovremmo essere nella media. Spero veramente di trovare il Link 2 Salamagna, il nostro Sunlight Wolf. Poi qua hanno reprintato tante carte che non avevo reprint, come appunto mi sembra Spinny ancora dovevano reprintare di Sala, e anche il Link 1 Sala, che però è raro se non sbaglio, quindi chissà quanti Link 1 troviamo in un box. Per farci una idea, per adesso ancora non abbiamo trovato nemmeno uno di, come si chiama, l'Incepira. Questa me lo ricordo anche in italiano, perché mi sa che la prima volta che ho preso Salamagna era in italiano, perché so, io ragiono sempre in inglese. Opla, con gli spoiler, no? Ti guardi sempre prima le carte in inglese e poi il nome in italiano non riesce a entrare in capoccia. Invece quando ho ricominciato a giocare, mi ricordo che stavo giocando su Dueling Book e stavo contro un tizio che... Salamagna e Fuoco, non male. Che giocava Salamagna e io ho detto, che fa quella carta, posso leggere? Questo mi ha insultato perché erano tipo... Era 2 anni fa, quindi Salamagna era uscito non si sa quanto tempo. È stato un deck super meta relevant. E io non sapevo che facevano i Salamagna. Comunque, Salamagna di Fuoco. Se questa carta è evocata normal special, puoi aggiungere un mostro da Salamagna livello 4 inferiore al deck alla mano. Inoltre, non puoi evocare specialmente mostri per resto turno, eccetto mostri fuoco. Non è un problema per Sala. Inizia il damage step su un mostro se perso e controlli combatte. Puoi bandire questa carta e distruggi quel mostro e controlli. In pratica è uguale a ACC, solo che ti locca, ti tutora Salamagna e ti locca in fuoco per il resto del turno. Praticamente sì, c'è lo stesso effetto di ACC. Non so perché hanno fatto sta roba. Comunque, se vi chiedete perché può essere meglio di come si chiama, della debug, è perché è Salamagna principalmente. Battery Box, ragazzi, hanno fatto tanti supporti carini, a parte l'Exis, quello che è... Che lo puoi giocare in Vanquish. C'hanno un sacco di mostri che evocano special due mostri. Tipo, cioè, questo si evoca special e poi evoca special un altro mostro a buffo. Robe a caso. Poi c'hai delle counter buone. Secondo me Battling Boxer è più che discreto. Cioè, un bel for fun. Comunque for fun, per carità. Però, cioè, che fa cose. Le fa, cioè te lo becchi contro, non sei contento perché dici, mi setappi sta counter, mi riempi il terreno dei mostri. E allora, una cosa che mi spiace di questi due Lispack, che abbiano messo la super davanti alla rara e mettila dietro. Quanto era bella la sensazione dei vecchi pacchetti, che se c'era la rara nella quarta posizione sapevi che poi dietro c'era la ultra, la foil, comunque la super se non era la ultra. E a me ne manca quel sentimento là, no? Che tu dici, quarta rara, qua che sbusto ragazzi, tutti intorno. Invece me la metti davanti. Dai, capisco che Mari è più per proteggere la carta, però uccide un po' l'hype. Acceleratore fiammata, vulcanico. Questa è un'altra carta, acceleratore fiammata. Però vabbè, dai, c'ha senso perché è così. Non si rovina di meno la carta. Se la metti in fondo invece rischi un pochino. Però Mari la mettevi come seconda posizione la rara, no? Terza se non c'era niente, seconda se c'era qualcosa, così ti preparavi. E invece ecco un'altra ultra, Salamagna, Esplosione, Grifone. Quindi mi sa questa è la quarta ultra. Quindi forse sono più di 4 ultra, forse sono 5 addirittura. Questo è il sincro Salamagna.
livello 8. Puoi scegliere un bersaglio mostro fuoco livello 7 inferiore al cimitero. Evocalo specialmente. Se lo fai, riduci il livello di questa carta è il livello originale di quel mostro. Inoltre, non puoi evocare specialmente mostri per il resto di questo turno, eccetto mostri fuoco. Se questa carta viene sincro evocata utilizzando Salamagna Esplosione Grifone, che è il tuner che non abbiamo ancora sboostato, puoi attivare questo effetto durante la prossima standby. Ah, no, aspetta. Se utilizzi Salamagna Esplosione Grifone, che è se stesso, quindi lo stesso effetto del Link Salamagna, scusate. Come materiale, poi durante la prossima standby phase evoca specialmente un mostro dal tuo cimitero. Così, ok. Quindi se lo sincronizzi utilizzando se stesso come materiale, e lo puoi fare perché appunto riduce il livello di se stesso, c'è anche questo effetto che evoca buffo un mostro. Forse penso ci siano più ultra, perché ho ancora tutti sti pacchetti e penso almeno un'altra ultra ci sia. Quindi forse ho sbagliato le stime, addirittura 5 ultra in questi box. Non mi ricordo perché ho un pezzo che non sbusto i due list pack. Perché quelli due list from the deep, sì, forse pure l'ho sbustate, ma siccome escono una volta all'anno non mi ricordo mai. Quindi no, niente, quindi è di qua. L'incepira, questa mi sembra che sia la prima. Quindi c'è per adesso solo una l'incepira per box. Il pool di rare forse è abbastanza grande, spero di trovarne almeno un paio. Turutu, Volpina e Salamagna Donnola. Questo qui si evoca special se hai due più mostri Salamagna al cimitero, quindi non brutto. Questo pure un altro extender carino, Tuner la Donnola, quindi con questo possiamo magari un giorno giocare attorno a Nibiru e fare un barone. Guscio vulcanico, Fuggendomito e Regina vulcanica. Spero ancora di trovare il King Damsley. In realtà, ragazzi, sti King Damsley, io ancora aspetto la custom card di Vanquish Soul per iniziare a spammare Vanquish. Adesso già con Agov penso di iniziare a giocarlo. E Santuario Salamagna. Ah, il Mirage. Quindi speravo nella Lincepira. Lincepira che, ragazzi, prima di stare print stava a 3 euro a copia, mi sembra, una roba del genere. C'è solo una stampa. Per carità, di uno structure stravenduto, però comunque solo una stampa. E di nuovo il guscio vulcanico. Qua proprio pacchetto vulcanico. A parte questo spinny che si mimetizza tra i vari mostri fuoco. Un pack full vulcanico. Vediamo un po'. Ah, Trascendenza Salamagna. Quanto è rimasto i pacchetti? Mi sembra siano 5 o 6 pacchetti. Quindi ancora c'è la speranza per la Ghost. Asa. Per la Ghost slash per un'altra ultra. Pescata bruciante, stiamo vulcano e un Xyz. Ed è foil. Ti prego, King Damsley. King Damsley è lui! Re Damsley. Questa è la carta, secondo me, più interessante del set. Perché è un Xyz 4 generico. Quindi due mostri livelli 4. Se viene evocato specialmente, quindi non per forza Xyz, basta che viene evocato special dall'extra. No, special e basta, non dall'extra. Mio guarda special, puoi prendere un mostro fuoco guerriero livello 4 o inferiore, o una magia o trappola pugile indomito al tuo deck e aggiungerlo alla mano oppure mandarlo al cimitero. Quindi addio mandi roba pugile indomite o guerriero livello 4 inferiore. Vi ricordo fuoco 4 inferiore che vi dice Infernoble, vi dice soprattutto Vanquish Sole perché ci serve Rezan, quindi Mari Parallaxis in Vanquish eccetera eccetera. Inoltre poi c'è un altro effetto che Quick Effect, puoi staccare un mostro materiale da un mostro che controlli, quindi qualsiasi, e se lo applichi, se lo fai, applica questo effetto. Il tuo avversario non può scegliere come bersagli mostri pugilindomito che controlli con gli effetti delle carte per il resto di questo turno. Tutti e due gli effetti sono hard ones, quindi molto 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 carino, perché ti tutora il Vanquish, poi lo puoi rendere immune a, lo puoi rendere intargettabile, quindi magari poi ci appiccichi Zeus perché non stacca per addare questo adda e poi stacchi uno e te lo proteggi da magari un eventuale adesso mi viene in mente, fai due livelli 4, fai questo, c'è un ferrir contro, attivi l'effetto per aggiungere quello che ti serve e incatena quell'effetto, poi stacchi per non renderlo targettabile e così te lo proteggi dal ban di ferrir e magari poi puoi andare into Zeus e fare cose così, per dire. Quindi prima che te lo possa targettare te lo rendi immune al target. Molto molto carino. E Inferno Vulcanico. Quindi non so se questa era l'ultima ultra. Quindi forse sono ben 5 ultra. No, sono 5 ultra. Non so se ne sono addirittura 6.
per box, che non è per niente male. E spinni, spinni. E la seconda l'incepira. Quindi per adesso siamo a quota 2 l'incepire. Però mi sa che abbiamo sbustato anche 3 di altre rare. Quindi forse vai dalle 2 alle 3 rare. Quindi se vi prendete un box, praticamente ci avete Salamagna completo. Perché spinni, a voglia quanti ne abbiamo aperti. Queste ne ho trovate tante. Quindi forse se siete sfortunati, non trovate 3 copie di ogni rara. Però se state nella media, penso le trovate, perché queste ne ho trovate penso almeno 4, per dire. Siamo fuoco vulcanico e non è una foil, è pescata bruciante. Sì, razzi vulcanici pure ne ho trovati 3. Ultimi 2 pacchetti. Ancora l'ultima speranza per trovare il Silent Wolf Ghost Rare. Poi c'è poi anche il Link nuovo, Salamagna Ultra, però quello mi sa che abbiamo già finito con le Ultra. E Pugile Indomito. Quindi abbiamo l'ultimo pacchetto. Ci giochiamo tutto qui, ragazzi. Tutto qui. Come on. Che sia Link. La carta sappiamo che è qui. Dimmi che sei Link. Non sei Link e sei una magia. Sei una magia e sei acceleratore fiammata vulcanico. Comunque 5 ultra, ragazzi. 5 ultra. Abbiamo trovato soprattutto il Re Dempsey. Secondo me, ragazzi, no, aspettate, sì, 5 ultra. Lo do, non là qui in mezzo, era lì l'impostore. Era un po' sus. Quindi 5 ultra, siamo contentissimi soprattutto aver trovato il King Dempsey, perché lo devo giocare in Vanquish. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Mi raccomando, dovete fare acquisti Fantasia di collezionabili, Magic, Yu-Gi-Oh, tappetini, tutto. Tra un po' fanno anche i panini a Fantasia. Link in descrizione, codice sconto Game 5. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.